grande 4.000 metri quadrati ed è stata realizzata con un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro. È il nuovo ecocentro di Alia in via Paronese a Prato, l'ultimo ad essere stato inaugurato. I cittadini potranno dunque recarsi nel nuovo punto di raccolta per gettare i rifiuti esclusi dall'ordinario sistema di raccolta, come mobili, grandi elettrodomestici, apparecchi elettronici, TV, ma anche vernici, solventi, oli esausti e residui di potature. La nuova struttura sostituisce quella vecchia. Vediamo come funzionerà. C'è il riconoscimento dell'utente, l'addetto riconosce i rifiuti e a seconda dei rifiuti che l'utente ha portato, che possono essere alle volte anche di 7-8 categorie differenti, viene indirizzato nei vari posti. Ecco, quindi lì abbiamo l'accettazione, qui c'è una grande pesa, quando siamo in presenza di rifiuti molto voluminosi, viene pesata direttamente la macchina, vengono riconosciuti i rifiuti, alla fine del giro quando sono stati conferiti viene ripesata la macchina e il delta sono i rifiuti che sono stati conferiti. Invece accanto all'accettazione abbiamo una piccola pesa che è quella invece riservata ai rifiuti più piccoli ovviamente. Tutti i rifiuti che sono conferiti vengono associati al cittadino che li ha conferiti in modo da costituire un portafoglio che può dar vita anche a degli sconti qualora il comune poi decidesse di fare un incentivo per le buone pratiche. Il servizio, del tutto gratuito, sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19 e rappresenterà anche un importante disincentivo contro l'abbandono illecito dei rifiuti. Questo è il 31esimo ecocentro di Alia, abbiamo investito 1,5 milioni di euro per la realizzazione di questo in sostituzione dell'altro che con l'entrata in funzione oggi chiude e quindi questo diventerà il principale ecocentro non soltanto per la città di Prato ma per l'area ed è come dire, eredita una storia importante perché l'ecocentro di Prato con le oltre 1.300 tonnellate raccolte ogni anno è probabilmente il primo ecocentro della Toscana per capacità attrattiva di rifiuti da raccolta differenziata. Quindi qui c'è una tradizione importante di tipo ambientale, è a supporto del porta a porta che è presente in città e in parte dell'area perché questo ecocentro è aperto agli utenti pratesi ma anche agli altri utenti di Alia. Un servizio di grande qualità, credo e spero che contribuisca con l'aiuto di tutti i cittadini ad innalzare la qualità che è già alta di questa città. Più furbetti dei rifiuti a Chiesina Uzzanese. Da ottobre arrivano gli ispettori ambientali di Alia Multiutility con la mission di informare ed educare al rispetto dell'ambiente e delle normative, ma anche controllare e ispezionare i conferimenti dei cittadini e, se del caso, sanzionare. Gli ispettori ambientali sono dei professionisti proprio dell'ambiente, sono specializzati, diciamo, nel verificare se i cittadini e le imprese fanno bene la raccolta differenziata, se rispettano le leggi sulla normativa ambientale e di fatto vengono poi nominati dal sindaco e lavorano in stretta collaborazione con la Polizia Municipale. Sarà un gruppo, tendenzialmente quello che fa capo su Empolo, su Pistoia, che verranno qui e faranno le ore che sono previste in questo comune. Gli ispettori agiscono in coppia uomo-donna e si occuperanno di 3 progetti: i controlli antiabbandoni, il pronto intervento ambientale e Chiesina Pulita, con particolare attenzione ai cestini getta rifiuti, alle campane stradali e ai cassonetti riservati agli abiti usati. Appoggiare la spazzatura in terra che tanto poi qualcuno la toglie, da domani probabilmente qualcuno la toglie, ma state attenti perché rischiate comunque di essere poi visti e presi.